Benvenuti a Calcissimo, una puntata importante perché è il doppio day after Inter-Napoli, tutto quello che è successo per quanto concerne Acerbi, torneremo ad analizzarlo, a parlarne insieme a voi chiedendovi quale possa essere, se ci sarà poi una squalifica, anche perché bisogna certificare i fatti. Acerbi questa sera ha continuato durante un summit a ribadire la sua estraneità agli insulti. Quello che ci preme ricordare sicuramente a livello di redazione è la morte purtroppo di Gio Barone, era nell'area a 56-57 anni. Andiamo a leggere su Sport Mediaset, il dirigente italoamericano lottava tra la vita e la morte da domenica dopo un arresto cardiaco. Mercoledì camera ardente al Viola Park, funerali negli Stati Uniti. Viola Park che era stato voluto fortemente da Gio Barone stesso. Avremo un commiato da parte di una persona che è molto vicina al mondo viola, lo conoscete già, Dario Baldi, che ha deciso di prendersi qualche minuto per poter omaggiare Gio Barone. Ma non solo, perché noi partiamo dalla Juventus, partiamo dal clima teso che riguarda Max Allegri, che riguarda la Juve, ma non solo Max Allegri, perché vi chiederemo di chi sono le colpe principali tra Allegri e i giocatori. Chi è al mio fianco sogna di festeggiare lo scudetto il 22 di aprile, perché sarà un lunedì, e Andrea De Boni. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Innanzitutto io sogno di festeggiare lo scudetto, poi quando non è così importante, partiamo già da questo presupposto, poi vedremo quel che succederà. In realtà poi in questi giorni, lo sai Gianluca, siamo più concentrati su quella che è stata il fattaccio e quello che potrebbe succedere. Detto questo, poi fortunatamente si tornerà a parlare di campo, e l'Inter adesso giocherà una volta a settimana, perché purtroppo è uscita dalla Coppa, però questo fa sì che ci sarà tempo per riposare, per preparare al meglio le ultime partite e per cercare di chiudere il discorso. E allora abbiamo con noi anche Fulvio Collovati per parlare di Allegri. Buonasera. Un po' di tutto quanto quello che riguarda le questioni di campo. Sì, buonasera. No, una cosa sola prima di cominciare a discutere di calcio. Esprimo come editore, diciamo, di questa trasmissione del Calcissimo le condoglianze a tutta la famiglia per la scomparsa di, come si dice, Dario, Joe? Joe, chiamato così familiarmente da tutti noi, conosciuto come realizzatore del Viola Park, di tante cose, però io passo la parola a Dario Baldi che lo conosceva sicuramente molto meglio di lui. Chi meglio di lui? Dai. Ma guarda, io prendo un minuto, poco più, insomma, per fare un ricordo che prima di essere da tifoso e da appunto addetta ai lavori ho seguito in queste ore il suo calvario al San Raffaele. Domenica io personalmente ero nel parcheggio del settore ospiti che poi ci avrebbe portato al Gavi Stadium per vedere Atalanta-Fiorentina. Sono stati momenti coincitati nel mondo viola. E oggi è arrivata questa drammatica notizia che ci strugge a me personalmente, prima che da tifoso, da addetta ai lavori, perché con Gio Barone sì, ci sono stati dei diverbi in passato come giornalisti, come idee, con le cose che abbiamo sempre detto anche nelle trasmissioni, però oggi è venuta a mancare una parte di questa storia della Fiorentina moderna, della Fiorentina di Rocco Commisso. Abbiamo citato il Viola Park, ma dobbiamo citare la squadra attuale. Gio Barone non era solo un dirigente, cioè non era un direttore generale, era il factotum di questa società, braccio destro, braccio sinistro, la mente anche in Italia di Rocco Commisso. Gio Barone è stato la Fiorentina negli ultimi anni e ti dico, in queste ore ho maturato un po' di riflessioni, ora mi è anche un po' calata un po' la tensione da diretta e quindi mi, diciamo, le parole si fanno anche fatica a esprimere, però il pensiero primario è apprezzare sempre quello che si ha davanti, il momento, anche lo scazzo, però in queste ore, mentre sono stato davanti a un portone di un pronto soccorso nell'attesa di una notizia, ho capito che forse dobbiamo sempre apprezzare quello che stiamo vivendo in quel momento. E poi io spero che Firenze possa trasformare questo momento di grande dolore. Da domattina dalle 9 alle 21 ci sarà la camera ardente al Viola Park, domani alle 18.45 un momento con la curva davanti al feretro di Gio Barone, che ricordiamo è arrivato intorno alle 20 al Viola Park, nella giornata di sabato una messa a Pozzallo in Sicilia, nella sua città di nascita, e poi la partenza per gli Stati Uniti, dove verrà appunto celebrato il funerale. Io in queste ore ho incontrato la famiglia, non parlandoci, ho visto i figli, quattro figli arrivati dall'America di corsa: Gabriella, Pietro, Salvatore e Giuseppe, il piccolo nipotino Giuseppe Tommaso, che oggi è entrato per la prima volta neanche sei mesi dentro l'ospedale per vedere il proprio nonno che se n'è andato stamattina.
E quindi insomma il primo augurio è quello di augurare il meglio alla propria famiglia, alla famiglia della Fiorentina, alla famiglia di Rocco Commisso, a tutto il mondo viola, da tifoso e da addetta ai lavori, che tutto questo ci possa insegnare anche quanto è importante la vita, quanto è importante anche andare oltre le offese. Ho letto delle cose aberranti, tanti tifosi che hanno offeso dicendo ma perché si è rifiutato, non si è giocato una partita, in che ruolo giocava Gio Barone, qualche tifoso dell'Atalanta ha scritto, ecco oggi abbiamo capito che forse quello non è stato, lì per lì non si era capito bene, ma poi adesso qualcuno è tornato anche indietro. Poi vabbè, il mondo dell'internet è vario, non c'è da fare complottismi, chiudo il discorso augurandomi un pensiero anche un po' latino, anche un po' del mondo cattolico, mi verrebbe da dire, la parola addio, no, significa ti raccomando, addio, ad deum, ti raccomando, ecco, la raccomandazione è che qualunque Dio o comunque sia qualsiasi religione voi pratichiate, anche se siate atei, è che Gio Barone possa vivere bene dove è in questo momento e che appunto questo momento ci possa insegnare qualcosa anche per il nostro futuro, e che comunque sia ci ricorderemo di Gio Barone, perché insomma per questa Fiorentina ha fatto tanto e continuerà a fare, perché ho letto i messaggi di Cristiano Biraghi, di Sottil, si sono fatti delle promesse in privato e diciamo quello ha vinto Firenze, se dovesse accadere non tanto di coppe ma quanto per un momento bello per che possa unire Firenze. Dario, Gio Barone arriva alla Fiorentina nel 2019, sì. Quello è il periodo. Adesso non parlo dell'uomo, parlo proprio per far capire che tante volte noi ci focalizziamo sulle critiche. A Firenze ci sono stati momenti dove è stato pesantemente criticato. Anche adesso. E anche adesso era... Ma tu trovi un dirigente... No, sto dicendo appunto... Tu trovi un dirigente, non dico in Italia, vabbè, noi limitiamoci all'Italia, di qualsiasi squadra che non sia almeno una volta stata criticata. No, Fulvio, ma arrivo proprio al punto. Cosa voglio dire? Che poi nella foga del momento magari si critica. Oggi inevitabilmente questo ha fatto sì che ci sia stata anche una riflessione, no? Scompare improvvisamente un dirigente e poi uno prende la Fiorentina del 2019, no? E i risultati che otteneva e la Fiorentina attuale, e ci si rende conto, con alti e bassi, con quello che volete, che il cambio è netto, evidente, lampante, sotto gli occhi di tutti in quattro anni. Cioè è un Viola Park, è diventata una squadra realtà, più competitiva, futuribile, tutto. Bisognerà capire cosa vorrà fare Commisso adesso. Questo bisognerà capirlo. Però chiaramente quando uno poi si mette in arco, magari non nel momento specifico, ma prende in considerazione i quattro anni, si rende conto che il lavoro non può essere che visto positivamente. Possiamo presentare adesso, per abbiamo forza. Avuto un momento, no, giustamente. Anche di commozione, adesso possiamo presentare. Io voglio salutarlo, no? Voglio augurarti una buona festa del papà a te, a Max Allegri. Buonasera Chantel! Io non sono ancora papà, almeno non per il momento, e forse è meglio per il figlio che non ho ancora. Allegri c'è. Bonsoir a tutti. Ma sì. Sai che hai detto una cosa che aberrante. Se ti sente tua moglie ti chiede il divorzio immediatamente. Io spero che stia dormendo o che comunque stia guardando. Ma sicuramente sta dormendo, perché a differenza tua che ti alzi a mezzogiorno domani, lei lavora. Lei lavora. Su mezzogiorno però qualche giorno. Però arrivi a lavorare qua, ma è come però, se iniziasse a lavorare a mezzogiorno. Certo. Possiamo dirlo chiaramente. Perché? Allora aspetta un attimo. Il lavoro è un'altra cosa di quello che fa lui. Lui viene qua col corpo, ma con la mente è ancora sul cuscino. Per cui è una cosa completamente diversa. Però effettivamente ha ragione. Ma non mi permetterei mai. No, però mi volevo unire anch'io al cordoglio per Gio Barone. E, insomma, un abbraccio alla famiglia. È un ricordo di un grande dirigente che ha bidonato la Juventus negli ultimi anni più e più volte. Ma è riuscito ad attaccarci anche adesso il discorso della Juve. Era sicuramente un grande dirigente. Ma sei riuscito ad attaccare in questo momento e ha dimostrato di esserlo coi fatti. Allora. Scusa, nel momento in cui uno riesce a rifilarti, uno che non sa stoppare il pallone a 80 milioni di euro, è un genio. Sì, è un genio. Ha ragione. È un genio. Non ha tutto. Però posso dirti, guarda, ti posso devo dare ragione. No! Potrebbe finire qua la puntata. Fulvio Colotti ha dato ragione. Però ti posso dire una cosa. Io ho apprezzato ne molto. Ne sono lusinga. No, invece guarda, da questo ne prendo spunto perché ci becchettiamo spesso. Ho apprezzato subito il comunicato della Juventus, ma fermo restando questo e il messaggio di Dusan Vlahovic,
ho apprezzato molto la risposta dei tifosi juventini, che a parte un cretino che ha scritto Allegri out sotto, sì, il posto di cordoglio, il resto non si è lasciato andare in battutine. Beh, dovrebbe essere la normalità, però quando se n'è andata a Story, io ho sentito anche i giornalisti dire: ah vabbè, ah perché, ah ma sai, ah non era controllato, il complottismo. Quindi io ho apprezzato molto che i tifosi della Juve, ma così come quelli dell'Atalanta che sono tornati indietro, alcuni che dicevano: ah ma perché si rinvia la partita, non è un calciatore. Sai com'è, se ti succede in hotel, forse un po' sotto shock lo sei a un'ora dalla partita. Cioè. Certo. Va bene, allora dobbiamo iniziare a sviscerare le tematiche di casa Juve. Per caricare la grafica. Sì, perché voglio partire con Fulvio Collovati come prima persona interpellata. Per quanto riguarda i fatti, perché Allegri sono informata sui fatti, sì, perché Allegri inizia a sembrare non solo in difficoltà da un punto di vista numerico di punti, ma anche in difficoltà da un punto di vista delle parole, del nervosismo, c'è tensione. È imputabile alla crisi della Juve o è una rabbia che lui esterna così anche per dare un segnale alla squadra? No, questo assolutamente, quest'ultima parte penso di no. È nervoso perché non arrivano i risultati, perché evidentemente la squadra non risponde, lui non so come, in che modo la possa sollecitare, ma la squadra non risponde perché in 8 partite ha fatto 7 punti, una media nemmeno da retrocessione, peggio. Ed è preoccupato, forse ci sarà anche una preoccupazione magari per il fatto che la società, non dico non gli rinnovi il contratto, quantomeno non lo contatti, perché sai, tutti aspettano, siccome ha il contratto di scadenza al 2025, magari ti aspetti e allora non parla lui, parla il procuratore. Siccome conosco Branchini, è bravissimo, Giovanni è bravissimo, senti parlare e lo vuole Real Madrid, lo vuole Real Madrid, chissà perché quando è in difficoltà arriva l'Arsenal, arriva Real Madrid, arriva, e poi gli fa il contratto di 5 anni per tenerlo. Ma anche ecco, questa è un po' la strategia. Ha parlato anche di Premier League? È un po' la strategia. Basta che non va al West Ham, ve lo dico prima, già abbiamo moglie. Vabbè, ma questo l'ha detto Galleone, ha detto che la Premier League sarebbe l'ideale. Basta che non va al West Ham, abbiamo già moglie che... Rifletto su questo, ovvero che su Allegri ho sempre difeso la sua uscita, francamente non l'ho capita, specialmente come se la carenza di risultati sia derivata dalla stampa, ovvero sì, lo sappiamo che c'è Cantella che tutte le volte, caro Max, ti offende, ti attacca, ti... al contrario di lui, offenderlo però attacco sì, critica sì, però offesa è lui che offende di solito. Però fermo restando questo, l'attacco ai giornalisti non l'ho capito perché mi è sembrato... Ma nemmeno molto, io l'ho capito, molto perché strumentale, non può, però aspetta, non può, Fulvio, non può pensare... Il punto è che lui in privato ad alcuni colleghi ha sempre fatto notare che era sereno alla Juventus, il futuro alla Juventus. Non è che adesso si è mangiato la foglia perché appunto la Juventus non lo incontra e quindi ci ha da trovare casa nuova? È questa la vera domanda. Però ragazzi, permettetemi, io dico una cosa sulla situazione Juventus. È facile fare il simpatico, parlare di Djokovic-Sinner, parlare di guardi e ladri quando i risultati sono dalla tua. È facile. Il problema però diventa quando non accetti il fatto che ti venga fatta una domanda. Certo. Cioè, perché qui il problema è più grave. Certo, è molto più grave. Perché a prescindere dalla sua risposta... Non è neanche una domanda quella, è diverso. No, però, attenzione. Però, ragazzi, esatto. Ma legittimo. Scusate. Ma legittimo. Allora, io ho capito... Adesso va bene, dai, tiriamo fuori le cose subito così. Io ho capito che ormai i nostri amici, tutti, Allegri, Inzaghi, sono abituati a ex calciatori, tra l'altro recenti, perché sono tutti ex calciatori recenti, Leccahuli, che sono abituati, io non, questo non l'ho Leccahuli, dico, lo dico io, dico ex calciatori recenti che Leccahuli, magari hanno avuto a che fare con lo stesso allenatore, appunto, con amici, che fanno sempre domande dove non si azzardano mai a fare la domanda chiedendo la cosa. Allora, in più. Ti faccio un tassativo. Però avrà il diritto di chiederti: come mai non ha deciso di giocare col tridente? È un diritto chiedere? Siccome per Allegri sembra di no. Allora facciamo così, pubblicità, ripartiamo da qui, che poi dobbiamo chiedervi anche se la colpa non è solo di Allegri ma anche dei calciatori. A tra poco.
garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividen Xylit 100% xilitolo. Vividen, vivi fresh al 100%. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Il futuro. Affrontalo con la rete mobile più veloce d'Italia secondo Ookla. 150 giga e chiamate illimitate a 7,95€ al mese. Per superare ogni tipo di sfida. Anche con te stesso. Con Fastweb Mobile. Tu sei futuro. Classico. Lungo Parma. Reflusso gastrico? Trio di Geracide Reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio di Geracide Reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, Trio di Geracide Digestione. Tre azioni in una sola bustina. C'è una novità Caffè Agostani dedicata a te. Colorata come piace a te. Risparmi due volte sulla macchina e sulle capsule. Chiedi Caffè Agostani nei migliori negozi specializzati. Caffè Agostani, espressamente per te, a casa come al bar. Les filles, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividen Xylit 100% xilitolo. Vividen, vivi fresh al 100%. La strada verso il futuro è fatta di sfide continue, perché quando accetti una sfida non è per battere un avversario, ma per superare te stesso. E se scegli Fastweb è perché sai che la nostra di sfida è il tuo futuro. Fastweb, tu sei futuro. Fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Luca e Stefano Sordi portano avanti la tradizione così come gli è stato insegnato nel tempo. Sordi Gioielli Varedo. 160 metri espositivi con più di 50 marche rappresentate. Produciamo gioielli personalizzati. Acquistiamo, valutiamo e revisioniamo il tuo Rolex. Vendita online e consegna a domicilio. Sordi Gioielli Varedo è centro assistenza multibrand. Professionalità, passione, assortimento e cortesia. Gioiellieri da oltre 100 anni. Rieccoci con Calcissimo, dai, qualche messaggio. La signora Caterina stasera si è superata, ha vestito il signor Collovati dipingendo come un dipinto del Michelangelo. Addirittura? No, mi sembra una presa in giro, beh. No, è una presa per il culo, lo so, no. Però, ma io accetto tutto, accetto, non rispondo, ho trovato una mia... Status quo, la mia tranquillità, la mia serenità, per cui quando sai a Cantella solo che spara Cantella, cazzate risponde. Solo Cantella, lo immaginavo. Iniziate a preoccupare se arriva quarto Allegri, ci scrivono da casa. Buonasera ragazzi, soprattutto al Deus Ex Machina Fulvio, per tornare purtroppo che per fortuna la vita a Chantel, ma non esiste nel globo terracco un elemento che ci possa liberare dal tecnico livornese. Ragazzi, sinceri juventini farebbero il cambio Allegri-Pioli. Però attenzione, se discutiamo, io voglio sentire adesso, ci abbiamo Mary, la sì, bellezza. Se guardo Cantella piango, guardo Mary sorrido per la bellezza di Mary. Allora, e l'abbiamo già detto, pensavo per la bellezza di Cantella. Allora, e la bravura anche, la bravura, non solo la bellezza. Sì.
Se io, allora, qui bisogna scindere le due cose. L'atteggiamento che ha avuto da maleducato, vogliamo dirlo, nei confronti della stampa, del giornalista domenica sera a rispondere, è un discorso. L'Allegri, dal punto di vista del gioco, è criticabile, ma qui bisogna scindere le due cose. In 22 partite aveva fatto 52 punti. Di chi era? Però... merito dei giocatori o merito di allora improvvisamente su 8 partite ne ha fatti 7. Allora improvvisamente è diventato una pippa. La vedi la C, prima si parlava di scudetto. Era addirittura si parlava di scudetto. Adesso Allegri è diventato una pippa perché fa 7 punti in 8 partite. Allora di chi è il merito? Prima era merito di Allegri, adesso è merito suo. Allora voglio sentire Mary, però poi aggiungere una cosa su questa cosa qua, perché è vero, però allora dobbiamo analizzarli bene i dati, cioè se dobbiamo prendere i dati ha fatto 52 punti, ci arriviamo. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Mary. Ah, tu devi sapere Mary che c'è una spaccatura. Cantella lo sai che non è proprio pro Allegri. Come non, non sta dicendo di essere pro-Allegri. Io l'ho criticato per il gioco e tutto, ma per quanto riguarda i numeri, prima lo si esaltava. Adesso improvvisamente è diventato l'allenatore più scarso del mondo. Dove sta la verità? Lo chiedo a voi. Esatto, che di rimbalzo è la domanda che facciamo noi. Chi ha più colpe nella crisi Juve? Allegri o i giocatori? Mary, partiamo da te. Per me è un 50 e un 50, perché comunque Allegri non ci sta capendo granché nell'ultimo periodo, anche come ha detto Fulvio, le dichiarazioni post partita sono dichiarazioni molto forti che non doveva fare. Però io credo che anche i giocatori non voglio pensare che lo facciano apposta, dico la verità, però sicuramente non si stanno impegnando. Perché si vede proprio anche Vlahovic nell'ultimo minuto non può fare quelle proteste, dai. Anche perché poi la Juventus nella prossima gara si ritrova senza attaccanti, quindi io credo che anche i giocatori c'entrano questa volta, oltre, ripeto, ribadisco, anche Allegri, però per me i giocatori dovrebbero fare anche di più, perché l'anno prossimo se non ci sarà Allegri loro dovranno andare in no centro, ma tranquilla ora il prossimo anno arriva Thiago Motta, c'è Cantella, è contento, la Juve se non c'è più Allegri sarà contentissimo. Se non c'è più Allegri con questa squadra qua, perché devi cambiare almeno 5-6 giocatori, non ti preoccupare che più del terzo posto non vai, bisogna essere sinceri. Come quarto posto, quarto terzo posto non vai, perché Andrea però voleva fare un'analisi dei dati, cioè stiamo parlando dei numeri. Fulvio ha ragionissimo quando ci dice... No, io non voglio... È il mio parere. Fulvio ha ragionissimo quando ci dice Allegri, che ora è tanto criticato, anche giustamente... Allora, prima era merito dei giocatori, adesso... Però io voglio fare una considerazione. Ma nell'uno e nell'altro, era bucio di culo. Ragazzi, un secondo, mi fate fare una considerazione. Il problema, secondo me, non è la classifica e la distanza dal primo posto. Ma è il percorso. Cosa voglio dire? Se Allegri fosse partito male, ma durante l'arco dell'annata avesse migliorato le prestazioni, migliorato i risultati, uno può dire la Juve è quel che è, ha dei limiti, però la squadra lavorando sta migliorando. Quindi anche in ottica della prossima stagione io penso se l'allenatore mi sta facendo fare pian piano dei miglioramenti, io l'anno prossimo posso. Qual è il problema? Il problema è che in realtà la Juventus, perché addirittura, se voi vi ricordate, poteva andare a più uno dall'Inter, si diceva attenzione, perché la Juve è lì non esprimendosi al massimo, mentre l'Inter questi punti li ha fatti. Ma non è così, sempre stata sopravvalutata. Però la sensazione è che la Juventus, i giocatori si sono rivelati adesso quello che sono. Però Fulvio, a inizio stagione la Juventus, il punto qual è? Che a inizio stagione la Juventus non giocava bene e vinceva. A fine stagione la Juventus gioca esattamente come prima e manco vince. Quindi non è che sia andato a migliorare, si è andato a peggiorare. No, vedi Andri, io aspetta, io capisco. E quindi io dico, un conto è se tu fossi così lontano dall'Inter, ma con un percorso migliorativo. Tu sei lontano dall'Inter con un percorso che è peggiorare. Perché i giocatori hanno dato il massimo prima, non adesso. Fammi suffragare il discorso di Andrea, perché io lo capisco, però ti voglio far sottolineare una cosa, e lo sottolineo anche...
lo sai, a me strenuo difensore di Allegri e ovviamente anti-Cantelliano su questo. Loro, inseguendo voi interisti, ovviamente hanno visto il grande piatto di pesce, era lo scudetto, pesce crudo, buonissimo, la vittoria sì, del scudetto. Solo per i boccaloni. Esatto, però attenzione Fulvio, quando c'era gli amici di Caesar che mettevano la torta, io dicevo sempre, chi vince lo scudetto? Io dicevo sempre la Juve, per quale Caesar motivo? Caesar fa il suo mestiere. No, sì, no, ti dico io perché dicevo sempre la Juve la vedevo in percentuale positiva, perché... appunto seguivo il pensiero anti-Cantelliano. Perché sei fiorentino? No, non per quello. Sono paraculo. No, quello anche. Sì, ma attenzione, per quello che diceva Andrea, perché la Juve aveva un po' di fattore C, un po' di fattore campo e alla fine portava a casa il risultato. E ti dava l'idea di poter migliorare. Esatto. Il super cazzo sta per dire. No, ha vinto quattro partite agli ultimi due minuti, dai, ma ve lo ricordate o non ve lo ricordate? Furbo, ma tanto allora, conta quello, quello si chiama sculare. No, conta illuso, fare gol, dai. Ragazzi, che tu lo faccia al 92esimo. Ma ora ti dice però, che ma ci vince gli scudetti, non lo segna. Ma Gabri, ma ci vince gli scudetti? Io ti chiedo una cosa, ma a prescindere dalla tua bravura, dalla bravura di una squadra, a prescindere dal tasso tecnico di una squadra, no? Io penso che tu vedi giocare la squadra le prime 5 giornate, tutte le squadre tendenzialmente se fanno un buon lavoro alla 25esima giornata saranno migliori rispetto a quelle delle prime 5 giornate. Perché? Perché alle prime 5 giornate i giocatori sono nuovi, perché ci deve essere ancora affiatamento, cioè alla 25esima giornata tu ti aspetti che quella come squadra come se fosse ribaltato quello che doveva succedere ti aspetti che quella squadra possa andare a mangiare il piatto grosso e non un piccolo buffet offerto. Cioè, faccio l'esempio, tu ti aspetti che il Sassuolo per non prendere qualità, il Sassuolo dalla quinta giornata alla 25esima migliore. E invece no. Non è migliorato, è stato cacciato l'allenatore, perché se tu alla 25esima vedi che peggio che alla quinta. Ma mi stai dicendo allora che si può cacciare l'allenatore? Perché allora, la Roma ha fatto io la stessa cosa e gli è andata molto bene. Gabriele, io ti devo dire la verità, sono anche uno di quelli che ti dico che non apprezzo particolarmente il lavoro, però non è che cacciare adesso Allegri cambi qualcosa, aspetti la fine del campionato. Aspetta Gabriele, guarda la situazione su Mourinho era esasperata. Tu pensi che cacciare Allegri possa essere la soluzione in questo momento? No, in questo momento no, ormai no, ormai bisogna arrivare a fine stagione con Allegri, non credo che la Juventus lo caccerà in corsa, poi a fine stagione penso che sarà giusto dividersi, ma ora come ora no, ormai mancano 9 partite, è vero che la Juve si gioca tutto. Però si gioca tutto. Cioè, chi possiamo mettere? Montero, non mi sembra il caso, poi non lo so. Allora, ti faccio un'altra domanda. No, aspetta, non c'è nemmeno più il sogno bagnato di Cantella Tudor. Sì, libero, vabbè, ma Tudor sarà sempre meglio di tutti gli altri. Ma meglio così. Ma perché? Mary, posso dire una cosa? Prima tu però hai sviscerato una tematica interessante che riguarda i giocatori. Cioè tu hai detto un po' nemmeno velatamente, però occhio, perché non è mica la prima partita che sembra che qualche giocatore non remi contro. Però non è che dia proprio il massimo. E allora a quel punto lì Allegri può benissimo arrivare e dire ah sì, no, io non posso dire quello che voglio dire, no, però posso lasciare intuire qualche cosa. Cioè che i giocatori non si stanno più comportando come dovrebbero. Aspetta. Beh, ma già il ritiro è stato un segno, no? È stato un segnale per me. Poi loro l'hanno fatto passare come unione tra la squadra prima della gara, però per me il ritiro è stato un segnale. Poi comunque in campo vediamo i giocatori come si comportano, Chiesa in primis, Vlahovic anche lui, cioè c'è molta confusione, molto nervosismo e credo che questo purtroppo in questo momento della stagione non fa bene. Sì, non però fa bene se tu sei terzo in classifica e non hai migliorato da inizio dell'anno e appena tu fai un pareggio ai 45esimo ti manca 45 più recupero da giocare, tu esci, sembra che tu abbia perso 4-0 sì, in casa. E Totti poi finisce così. No, ti meriti di perdere. Ti meriti di perdere. Sono 17 scusate. Ti meriti di perdere. Scusate, se finisce il 45esimo, ti meriti di perdere. Sarò rapidissimo perché dobbiamo andare in pubblicità. Bravo. Io però adesso non voglio che venga buttata la croce addosso ai calciatori, che sono quello che sono, per salvare come al solito Allegri, perché il discorso è diverso. Scusate, quindi faccio una domanda, la faccio a tutti e soprattutto ad Andrea: il Bayern è più scarso dell'Inter? No, è più forte forse, giusto? Secondo me sì. Bene, sulla ok carta. Quanti sulla punti carta di vantaggio ha il Bayern Leverkusen sul Bayern Monaco? 10. Sta andando a vincere la Bundesliga, ok? Ho finito.
finito. E cosa vuoi? E allora, finito. E quindi? Allora, devo aggiungere. Devo dare la pubblicità. Non devo aggiungere. C'entra. Riparto da questa. Qualcuno ci osserva da casa. Potessimo fare un confronto tra i singoli di Juve e Bologna, potremmo parlarne. Ma tra poco abbiamo pronta una grafica tra poco. È più forte il Bologna. E ne parliamo. A tra poco. Reflusso gastrico, trio di Geracid e reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio di Geracid e reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, trio di Geracid e digestione. Tre azioni in una sola bustina. L'innovazione è nella nostra storia. Oggi, con la connettività ultra veloce, possiamo consentire alla chirurgia di intervenire da remoto. Rendere più competitive le nostre imprese e il Made in Italy. Migliorare la sicurezza alla guida e le comunicazioni. E lanciarci verso nuove frontiere. Connettività ultra veloce. L'Italia cambia con te. I capelli sono sempre stati un problema. Più li lavavo, più la forfora aumentava. Poi ho scoperto Restivoil. L'olio shampoo con azione antifurfora immediata ed antiricomparsa fino a 6 settimane. Ora i miei capelli sono belli. A prova di bacio. Restivoil, azione antiricomparsa fino a 6 settimane. La passione per lo sport è personale. Alcuni amano gli sport in cui possono usare le mani senza penalità. Alcuni hanno passione per sport antichi. Altri, chiaramente, per quelli d'impatto. Ma la passione è la stessa! Ecco perché sosteniamo i grandi e piccoli club di tutta Italia! Perché per noi la passione fa la differenza. Betson.sport. Ma che cosa? Ancora? Ok, è chiaro, è chiaro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Rieccoci con Calcissimo, dai qualche messaggio. Ciao, sono Fabio, purtroppo per Chantal Allegri rimarrà. Vuoi che non gli facciano fare mondiale per club? Forza Inter. Alla Juve mancano giocatori, non abbiamo fatto mercato, abbiamo molti giovani, le chiacchiere stanno a zero, la rosa non è il top, la società che non aiuta Allegri, i giocatori contro alcune squadre dovrebbero vincere anche senza allenatore in campo. Poverino. Non c'entrano i giocatori, è colpa dello pseudo allenatore. Allegri da asini, grazie al lavoro, li ha fatti diventare dei muli. Poi è arrivato un punto sopra, hanno creduto di essere dei cavalli da corsa. Allora, prima, li aveva fatti diventare dei fenomeni, avevano quasi un punto più dell'Inter. Ma cioè, io infatti ragazzi, penso che ci sia sempre, io non capisco perché non sia mai possibile la via di mezzo. Cioè io non capisco perché nel mondo del calcio non esista la via di mezzo, che in alcuni casi secondo me è giusta. Mi spiego, qui nessuno sta dicendo che la Juventus ha la rosa migliore d'Italia, anzi la Juventus ha una rosa che ha dei difetti, ha una rosa che è assolutamente migliorabile e ha un centrocampo che non è all'altezza. Il centrocampo che è il sesto, settimo centrocampo del... Secondo me è chiaro che è la mia opinione. Sfighe, e questa è la mia opinione. L'Inter ha il miglior centrocampo della Juve. Il Milan, miglior centrocampo della Juve. Il Bologna, no. Ti dico che ha il miglior centrocampo della Juve. No. La Lazio, no. Luis Alberto... però Furio fa un discorso sulla carta di rendimento. Però io faccio un discorso diverso sulla carta di rendimento, perché se li guardi sulla carta secondo me l'Atalanta non per niente vuole con Benyes e Ederson, è migliore l'Atalanta sulla carta, ma devi guardare se è sulla carta o sul rendimento, perché il rendimento no, sulla carta è un altro. La Juve secondo me è dietro l'Inter per sulla carta, sul rendimento è nelle prime 5. Vabbè, ma non puoi fare un ragionamento sulla carta. Allora la Juve ha speso 90 milioni sulla carta, infortuni, qualifiche. Però vedi, cioè, cosa sta facendo? Però ragazzi, Vlaovic? C'è anche la via di mezzo, cioè. E stavo finendo su quello. Secondo me la Juventus sicuramente ha una rosa migliorabile e sicuramente non è che se chiami un altro allenatore automaticamente vince tutte le partite. Devi cambiare 5 giocatori. Però allo stesso tempo potevo aspettarmi che il percorso della Juventus, il percorso, non la posizione, ma il percorso della Juventus quest'anno, secondo me, magari con un altro allenatore sarebbe stato migliore. Cioè, che non vuol dire che se metti Guardiola automaticamente vince, perché Guardiola sempre quelli allena. Ma certo, però magari
con Guardiola, faccio l'esempio, costruisci qualcosa, avresti avuto la possibilità di costruire qualcosa, di fare un percorso diverso. Tutto lì. Mary, allora guarda, ti faccio vedere una grafica che abbiamo pensato ieri sera con Cantella alla una di notte. Figurati che all'una di notte, guarda, io perché a quell'ora lì è una delle più belle grafiche, a quell'ora lì dormo, perché altrimenti mi incazzo come una bestia a vedere le grafiche di Cantella all'una di notte. Visto che questa mi piace, questa è tutta la transfer market. Il valore del Bologna è 254,55 milioni, di cui probabilmente il valore dei giocatori iniziale era 100 milioni. E adesso si è... Guardate che scarto. Si è comunque super... Ma non puoi fare quel ragionamento lì, perché Betancourt l'hai pagato 50, Kulusevski l'hai pagato 60, Chiesa l'hai pagato 60, Vlahovic l'hai pagato 90, sì, però, hai speso 300 milioni di euro in due anni. Non puoi fare quel ragionamento lì. De Ligt l'hai dato via... L'hai pagato De Ligt, a momenti non gioca neanche nel Bayern. Ma non gioca, non gioca. Però faccio vedere la grafica, Mary, perché la considerazione la vorrei fare su un aspetto. Il giocatore più pagato del Bologna è 8,5 Zirkzee, che adesso vale 40, si è quintuplicato il valore. Il più pagato della Juve è Vlahovic, quello col valore più alto è Vlahovic, che è sceso, di 10 milioni. Lo stipendio più alto, Rabiot e Vlahovic, per situazioni non contingenti, aggiunto. Ragazzi, una riserva è quello posso che posso dire una cosa: hai fatto questa grafica, hai messo il valore di Vlahovic 65. Sì. Se trova una squadra che gli dà 65, io ti dico che e invece ti dico, cioè, ma poi non il problema è che non la trova. Però i valori sono quelli trasformati. Guarda, sarà rapidissimo. E poi il trasformat. No, poi per fare la domanda. No, nel senso, noi no, prendiamo il dato. Ma non vuol dire che trovi uno che ti dia. No, stavamo solo precisando. Stavamo precisando il nostro transfer market. Siccome amici da casa ti possono dire, ma chi lo dice che vale? Ragazzi, non sono cose che ci siamo inventati noi, abbiamo preso i valori da transfer market. Stavo precisando 30 secondi e poi 30 secondi, ma voi il sabato quando lavate i vostri panni, i vostri vestiti, voi le mutande le mettete con calzini e calzini con le mutande, oppure le mettete in cassetti separati? Allora, rivolgiti a Cantella quando fai. Abbiamo le nostre mogli che fanno sto lavoro. Invece io no, perché se io metto i calzini insieme alle mutande, poi mi metto calzini e posto. Vabbè. Cosa vuol dire sta roba? No, aspetta che non l'ho capito, perché sai, sono un po' anziano, non l'ho capito. No, è Fulvio, nel senso che se non metto le mutande, calzini al posto della mutande, ecco, è raccapricciante. Non ci provare mai più a fare, perché non si può paragonare il valore di Vlahovic dell'ingaggio 7 milioni conoscendo il fatto di come è stato comprato, che era un mercato drogato rispetto a quello di Sanemersi, rispetto a quello di Zirkzee. Chi ha drogato, scusami, ragazzi, paratici, la Artur Pjanic, Artur Pjanic, se si sta parlando di un affare di Artur Pjanic, c'è una cosa, è quel mercato lì, è un mercato drogatissimo. Il bidone che la buon'anima di Gio Barone ha rifilato, arriva bene, razzola male, è un'altra cosa. Ma Mary, commentiamo questo, perché so che tu tra l'altro propendi per la candidatura. Scusa, di Calderon. Ha ragione Mary, mi correggo, è un bidone, è una sola, tecnicamente diverso. Io voglio sentire... Sola sì, mi correggo. Vai Mary, allora, è chiaro che è un po' provocatoria la grafica, però cioè, ci sono degli spunti di riflessione? Sì, ci sono degli spunti, anche se io vorrei vedere l'anno prossimo, la stagione prossima, questo Zirkzee cosa farà, perché è vero che quest'anno ha performato, però bisogna anche vedere poi se si riconferma l'anno prossimo anche con un altro allenatore, perché dovrebbe andare via da Bologna. Non è uno che fa tanti gol, attenzione. È uno che no, lo so, però per me quest'anno ha reso al top anche per la situazione che si è creata a Bologna, cioè va tutto bene a Bologna, comunque ha allenato bene, quindi io aspetterei un attimo. Per quanto riguarda Vlahovic, a me piace come giocatore, però è vero che rispetto a quello che tutti ci aspettavamo sicuramente ha un po' deluso le attese, ecco, quindi come dice Fulvio, 65 milioni anche per me è già tanto ad oggi su Vlahovic. Allora ti faccio la domanda definitiva e secca: tu dovessi venderne uno, cosa che è anche abbastanza probabile, perché la Juve dovrà fare cassa comunque, perché non ha tutti quanti... Non uno, ne vende due. Se dovessi venderne, facciamo che devi vendere uno, tu chi venderesti tra Chiesa e Vlahovic e perché? No, non riesco a rispondere. Guarda, mi dispiace a malincuore, perché mi dispiace, però dico Chiesa. Dico Chiesa soprattutto per l'infortunio che ha avuto, per me non ritornerà come prima, quindi tra i due
purtroppo cedere Chiesa. Secondo me ottima scelta e ti spiego anche perché. Chiesa anche tu, direi. Chiesa anche io. Aspetta, faccio un giro prima. No, aspetta, no, ma semplicemente ha corretto delle sue parole, perché io vi spiego. No, diamo un'opinione vi spiego e ti spiego a te che conosci bene l'ambito scolastico anche il perché di Vlahovic ha diciamo reso in maniera inferiore rispetto a quello che poteva rendere secondo le vostre aspettative. Se tu metti un bambino delle elementari alle medie, sa leggere, sa scrivere, sa comunque sia studiare, però un bambino di quinta elementare non può subito arrivare in seconda media, deve fare un piccolo percorso. Sì. Vlahovic è arrivato alla Juventus come se fosse uno di quinta elementare e l'hanno messo in terza media. Ma c'ha già 24 anni. Ma 24 anni, è un ripetente! Ma, è un ripetente! Ma no, il cappello con le orecchie è sopravvalutato. Voi l'avete sopravvalutato facendolo arrivare e a Torino. E la Juve è il paese dei balocchi di Vlahovic, no. Lucignolo. No. Ha trovato l'albero della cuccagna. No, e invece no, siete stati voi che volevate volevate cogliere il sai tutto. Cos'è Vlahovic? Un Andrea Silenzi che ce l'ha fatta. Perché Andrea Silenzi non guadagnava quanto guadagna Vlahovic. Ma era un Andrea Silenzi che ce l'ha fatta. Ma quello almeno col naso faceva gol. Ma vedi, non rispetti. Perché Vlahovic e il suo staff sono stati molto furbi a estorcervi la cifra dei 7 milioni. E ti dirò di più. Altri molto polli a farsi le storie. Allora, però posso sentire pare tutti. Chi venderesti Cantella? Trovaci, vabbè. Dai, veloci, se no ci soffermiamo. Vlahovic, Vlahovic. No, Fulvio, poi andrà così, chiudi con la considerazione. Fulvio Travaglio. Vlahovic, senza dubbio. Vlahovic prenderei un altro centravanti. Prenderei un altro centravanti. Ma mi accontenterei. Vlahovic ha fatto 15 gol, a parte che ne ha fatti con la Salernitana, col Frosinone. Se li è mangiati a me le doppie. Mi accontenterei anche di 12 gol di Zirkzee, ma che sappia giocare a pallone con la squadra. Certo. Sono disposto a vendere tutti, basta che mi tenete Vlahovic e Chiesa e mi cambiate allenatore. Questo è il mio parere. Ragazzi, sono disposto a perdere giocatori. Hai parlato da interista. Perché? No, invece no. Io sono disposto a perdere anche un difensore importante. Sì. Perché penso che la difesa 3 la si possa fare anche bene, o almeno in Italia. Sì. No, anch'io dico, sono d'accordo. Io ricordo, faccio un esempio. Lui diceva cose sì, e poi dopo, e poi il prossimo anno, Mary, abbi pazienza, ti giochi con Gatti. Walter Mazzarri è arrivato nelle prime quattro giocando con Aronica Cannavaro, il fratello. Stai parlando di 25 però anni aveva, fa. Però aveva. Stai parlando di 20 anni fa. No, perché Fulvio, ripeto, era la preistoria, ragazzi, di questo calcio. Ok, perfetto. La Juventus che vince 800 scudetti di fila non aveva rivali. No, sì, dietro la difesa è composta da Barzagli, lo scarto del Wolfsburg. Scarto del Wolfsburg. Chiellini, comprato, e Bonucci, scarto dell'Inter. L'Inter, la prima, io ti parlo della prima Inter che noi abbiamo visto, cioè non l'Inter l'anno scorso quando si ritrova una serie di infortunati. La difesa 3, non c'era Pavard, Skriniar era già andato via, quindi giocava con Acerbi, che arrivava dalla Lazio, giocava con Darmian e Bastoni, che quattro anni fa era... Cosa voglio dire? Che se tu la organizzi bene, puoi essere competitivo, non sto dicendo che sei fortissimo, puoi essere competitivo anche con una difesa ben organizzata, ma che non abbia magari degli interpreti eccellenti. Io sono d'accordo con te, ma io ti dico, dovresti avere una società. Mi farebbe piacere, io dico, sarei curioso di vedere, posso essere almeno curioso e dire, sarei curioso di vedere Vlahovic e Chiesa magari in un modulo diverso, giocare nella Juventus e vedere se possono dar qualcosa in più. Sarei curioso di questo. Mi piace l'idea. Non sto dicendo che per forza. Guarda, adesso dobbiamo cambiare argomento e parlare di Acerbi. Ti posso chiedere di restare anche un altro blocco, perché ci piacerebbe anche avere un'altra opinione. Noi ieri sera abbiamo già parlato, però adesso ci piacerebbe anche cambiare con gli opinionisti, avere anche un altro parere. Sì, lo sapevo. Allora, non guardo più questa trasmissione fin quando ci sarà Cantella, non lo sopporto più. È un portasfiga, un gufo. Se Motta va alla Juve, non può giocare in chiesa e deve andarsene. Stai diventando con Inzaghi un gufo, pure Sanchez giocasse 10 partite di fila, renderebbe più di Vlahovic. Quindi la colpa è mia, dell'allenatore che hai raccogliato. Zitto, fino a 8 partite fa non aprivi bocca. Scusate, fino a 8 partite fa non aprivi bocca. Non può giocare con Motta se Motta ha Orsolini.
se la Juve vende Chicco Chiesa non guardo più la Juve fin quando non smette di giocare. Se cambi centravanti sì. Chi ha sbagliato con l'Empoli e il Verona Caffonella, stai muto. Gianni da Napoli, sono Juventino per dire una cosa perché la dirigenza perché con non l'Empoli non è Allegri ma il giocatore. Allora, no, no, chi è che l'ha messo in campo? Chi l'ha messo in campo al posto di Yıldız? Chi? Lui. Non riusciamo a spiegare, ci siamo tarati più di un tot, non riusciamo a superare. Questa sera trasmissione top, grazie all'editore pubblicità perché abbiamo un tassativo tra poco. Che sviolinata. Cambiamo argomento, parliamo di acciaio. Non io. Che sviolinata. Vabbè, non io. Mamma mia. Garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividence Elite 100% xilitolo. Vividen, vivi fresh al 100%. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Il futuro. Affrontalo con la rete mobile più veloce d'Italia secondo Ookla. 150 giga e chiamate illimitate a 7,95€ al mese. Per superare ogni tipo di sfida. Anche con te stesso. Con Fastweb Mobile. Tu sei futuro. A scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più mutui casa. Reflusso gastrico, trio digeracide reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio digeracide reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, trio digeracide digestione. Tre azioni in una sola bustina. Con il mal di schiena, problemi alla cervicale, formicolio alle braccia, oppure soffri di reflusso ma sei stanco di mettere i cuscini dietro alla schiena, la Starflex ha una soluzione ad ogni tuo problema. Informatevi sulle agevolazioni per chi ne ha diritto e sui nostri comodi pagamenti con rate a interessi zero. Ci trovate a Locate di Triulzi, a Cislago, a Bustarsizio, a Sesto San Giovanni, a Cermenate, a Cambiago e da oggi anche a Meda, in via Indipendenza 153. Starflex, vendiamo materassi, regaliamo sogni. Les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividence Elite 100% xilitolo. Vividen, vivi fresh al 100%. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Il futuro. Affrontalo con la rete mobile più veloce d'Italia secondo Ookla. 150 giga e chiamate illimitate a 7,95€ al mese. Per superare ogni tipo di sfida. Anche con te stesso. Con Fastweb Mobile. Tu sei futuro. A scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più mutui casa. Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pull Pharma. Oh.
Rieccoci con Calcissimo, un paio di messaggi da YouTube anche, dai. Qualunque allenatore con la rosa della Juve sarebbe al 12°-13° posto. Tifosi dell'Inter lo scrivono. Cantella l'errore di Milik, il rosso l'ha causato lui, Daniele Picchio. Sì, sì, chi l'ha messo in campo? Gabriele, Gabriele, non è giustificabile questo discorso. Perché non è che se lui mette in campo Milik, allora è colpa sua se Milik fa quella roba lì. E da un giocatore con l'esperienza di Milik non è accettabile, dai. Va bene tutto, ma ci sono delle cose che non puoi come dire quello che è successo con Acerbi è colpa di Inzaghi. Cosa dici? Per la trasmissione Cantelle da cacciare lo faremo. Francesco, quindi non è Allegri da cacciare, io no, Cantella, io tra quinta elementare andavo ancora in quinta elementare, disagio. Tanto dovete tanto potete crepare. No! Piuttosto potete crepare, piuttosto che sentirmi dire il contrario di quello che io penso di dover dire. Potete crepare. No, ma questa sera è scatenato però. Prima o poi arriverà un bonifico di sicuro da parte di qualche antenneria. Ti chiedo di intervenire a te che hai imparato a conoscere. No, non occorre che intervenga Mary, tanto stato licenziato in diretta. Domani mattina gli arriverà. La famosa letterina gli arriverà. Mary, ascolta, allora, dai, svisceriamo un po' la tematica Acerbi così poi ti lasciamo andare. Tu che parere ti sei fatta? Chiaramente nei limiti di quello che abbiamo capito di quello che è successo, perché qua di dati certi non ne abbiamo, non ne ha nessuno. No, io credo che Acerbi è un giocatore di tanta esperienza, non doveva arrivare a quel livello, dai. Per me ha sbagliato, deve assumersi anche le responsabilità, perché comunque fa fare anche una brutta figura alla società, per quanto anche l'Inter non c'entra niente, però comunque per me dovrebbe in questo momento assumersi le responsabilità di dire ho sbagliato. È vero che poi ci saranno, verranno ascoltati se non sbaglio entrambi i giocatori nelle prossime ore, però è una situazione davvero brutta quella che è successa, anche perché lui era comunque doveva essere uno dei giocatori dell'Europeo, adesso non si sa cosa accadrà, però non fa una bella figura per me. Non fa una bella figura. Allora, ma non ha tutti i torti, perché stiamo parlando di un giocatore che, tra l'altro, ti dico la verità, io conosco, l'ho conosciuto ad un evento, un giocatore che ha sofferto, ha avuto un tumore, ha lottato, è anche un bravo ragazzo, però ha sbagliato. Ha sbagliato contesto. Però aspetta, la domanda è: ha realmente sbagliato? Esatto. Cioè, è chiaro che tu dici la parola tua contro la mia. La io non penso che Juan Jesus si sia inventato tutto. Però scusa, Fulvio, è chiaro che qua se entrano in gioco gli avvocati, la giustizia, non lo so, iniziale. Si può anche negare, stiamo parlando per opinioni. Infatti, e non per dati certi. Perché sennò qua le persone allora vi si fa più dire la nostra. Io faccio un discorso molto chiaro, bisogna dire anche questo, dobbiamo farlo, bisogna stare attenti, perché tanti a casa, io è un campo minato, ci tengo a precisare una cosa. No. Tanti da casa ci dicono ma diciamo che se l'ha fatto ha fatto, perché la verità ragazzi salutiamo Mary perché abbiamo Biapri pronto tra poco. Grazie Mary, è stato un piacere. Ciao Mary. Sarà un piacere quando ti vedremo qua presente come ospite. Ne abbiamo parlato anche ad alta quota. Io ho voluto far presente una cosa molto chiara: siccome il signor Acerbi giustamente è un suo diritto, ha già fatto sapere che nel caso in cui dovesse essere tolte tutte le accuse andrà a ricercare chiunque lo abbia diffamato. E fa benissimo. Bisogna stare attenti a quello che... Allora io cosa voglio dirvi? Ognuno giustamente può avere la propria opinione. Ma chi è che l'ha diffamato? Sui media? No, perché... Fulvio. Viene detto che questo lì è un razzista, fascista, un attimo, ragazzi, cretino. Un secondo. No, ma quelli sono gli altri. No, Fulvio, non sono i razzisti. Ragazzi, ero d'Andrea. Se tu leggi tutti i giornali, tutti i media, ragazzi. No, però c'è una differenza. C'è una differenza. Ci sono sbagliati tutti? No, Fulvio, c'è una differenza sostanziale. Tra, io posso dire... Non difendiamo l'indifendibile, per cortesia. Diciamo che ha sbagliato, è stato eccessivo, ha sbagliato termini... viviamo in un contesto aspetta, facciamo finire Andrea. Vai Andrea. Bisogna stare... No, io volevo dire una cosa. Però non possiamo minimizzare. No, ma non è minimizzare. Il problema è un altro. È che se per qualche motivo... se faccio un esempio. Se io adesso fossi qua e dicessi... secondo me Acerbi ha fatto un insulto razzista a Juan Jesus. Quindi io sto dicendo che secondo me Acerbi ha fatto questa cosa. Se poi a livello di giudice... Acerbi viene prosciolto, diciamo, dall'accusa, poi Acerbi può dire che io l'ho diffamato in diretta dicendo che ha detto delle frasi razziste. Certo. Quello che io posso dire, quindi, dalla parte mia, è molto semplice. È sicuro 100%
che, per come la vedo io, sì, se Acerbi verrà appurato che ha fatto certe cose, per me, uno, è giusto che venga squalificato in maniera anche pesante. In quel caso, certo. Due, lo dico io personalmente, poi ognuno è libero di pensarla come vuole, io mi aspetto una presa di posizione importante da parte dell'Inter nei confronti del giocatore. Detto questo, è chiaro che bisognerà vedere quello che succederà e come si evolveranno i fatti. Ma questa è una cosa evidente, poi io posso avere la mia opinione, ognuno può avere la propria, però chiaramente bisogna capire che cosa succederà. Intanto abbiamo collegato il nostro Biagio Brivitera, ciao Biapri! Ciao a tutti, buonasera a tutti. Allora, senti Biagio, facciamo così, ho un tassativo di pubblicità, ti chiedo tra poco la tua anche sul caso Acerbi, così almeno possiamo implementare il discorso. Ok, perfetto, allora andiamo alla linea pubblicità, così ripartiamo dopo con Biagio e la questione Acerbi Inter, dai, a tra poco. Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pull Pharma. I capelli sono sempre stati un problema. Più li lavavo, più la forfora aumentava. Poi ho scoperto Restivoil, l'olio shampoo con azione antifurfora immediata ed antiricomparsa fino a 6 settimane. Ora i miei capelli sono belli. A prova di bacio. Restivoil, azione antiricomparsa fino a 6 settimane. La passione per lo sport è personale. Alcuni amano gli sport in cui possono usare le mani senza penalità. Alcuni hanno passione per sport antichi. Altri, chiaramente, per quelli d'impatto. Ma la passione è la stessa! Ecco perché sosteniamo i grandi e piccoli club di tutta Italia! Perché per noi la passione fa la differenza. Betson.sport. Ma che cosa? Ancora? È chiaro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Non neanche le credenti. Rieccoci, faccio vedere volante le quote di Real City. Lo so che è presto, però queste c'erano e queste vi posso fornire. Il City è favorito con la Mosamento Madrid, 2,34 Betway, 2,32 Star Casino, 2,35 Sisal, l'X 3,40 Sisal, 3,55 Star Casino come Betway. Real sfavorito. Baldi, come finisce Real City? Secco, giusto per la Real City io spero nell'1. Speri nell'1, accantella ogni frenetta, De Boni nemmeno. Per me quest'anno non c'è partito. Quest'anno non c'è partita. Dice City? Sì, sì. Come l'anno scorso passerà il turno, io non credo che farà neanche... Cioè, sì, sarà bella, una bella partita, ma secondo me è favorito nettamente il City. Allora, noi stavamo parlando prima del caos Acerbi. Volevo chiedere a Biapri, perché poi Andrea voleva completare il suo discorso. Chiedo a Egidio se vuole possiamo mandare la grafica, possiamo mandarla in soffitta, che è meglio così. Allora, Biagio, è chiaramente spinoso da gestire anche come caso, perché... Non ci sono poi delle effettive immagini che rivelino come il giocatore abbia pronunciato questa frase. E allora in dubbio pro reo. Biagio. Come hai detto tu, è un caso sicuramente spinoso e delicato. So che oggi i dirigenti dell'Inter hanno parlato con il giocatore e l'Inter ha deciso di non far uscire un comunicato oggi, aspettando che il procuratore Chinè, penso domani o comunque nei prossimi giorni, senta entrambi i giocatori, Gian Jesus e Acerbi. Quindi bisogna essere estremamente cauti in questo caso. Prima è chiaro che se fosse confermato che lui ha usato espressioni di stampo razzista, è giusto che venga punito. Penso che sia corretto però aspettare le conclusione del giudice sportivo. È un caso difficile. Io non penso che Gian Jesus, di cui tutti mi parlano tra l'altro come un bravo ragazzo, si sia inventato tutto. Quindi lui effettivamente si è sentito offeso. Sembra sincero anche Acerbi, che la sua intenzione, a livello di intenzione, sicuramente non era quella di offendere con espressioni di tipo razzista.
però magari tra l'intenzione che aveva e quello che gli è scappato c'è una differenza. E inizialmente mi sembra che lui si sia anche scusato, proprio perché forse non voleva insultare, ma quello che ha detto è stato percepito da Giangis come un insulto. Quindi è un caso delicato, conviene in questi casi aspettare. Ho visto sui social che c'è gente che già si è schierata o innocentista o oltranza o già la ghigliottina per Acerbi. Penso che siano entrambe posizioni sbagliate. Sicuramente, però, se la procura troverà che Acerbi è colpevole, l'Inter prenderà una chiara posizione. L'Inter è stata sempre molto rigorosa in questo, ricordiamoci la campagna che fu denominata BUU, che era proprio contro il razzismo. L'Inter è stata sempre in primo piano in questo, quindi sono certo che l'Inter sarà molto coerente nello sviluppo di questa vicenda. Però io, guarda, voglio fare un ragionamento che parte da quello che diceva Andrea, ovvero ritorno ai fatti di domenica, ovvero Juan Jesus dice cose di campo, per me era finita lì. Aspetta. Cose di campo, per me finisce lì. Io ti dico, è vero che in campo si dice di tutto, ovvero si dice qualsiasi tipo di cosa. Quindi nel momento in cui Juan Jesus dice ego te absolvo a Acerbi, per me finisce là. Poi Acerbi giustamente si deve difendere se avesse appunto combinato qualcosa, perché è giusto così, perché appunto c'è la schiera del solito finto perbenismo, politicamente corretto e quant'altro, e non dico che bisogna dire quelle cose lì, se le ha dette. Dico un'altra roba, dico che Acerbi, se non dovesse essere dato a lui squalifiche, sospensioni, multe e quant'altro, fa bene a prendere provvedimenti contro chi lo sta attaccando a quel punto, se non ci sono discorsi, ingiustamente. Fermo restando tutto ciò, però, a oggi, stando così le cose, a mezzanotte 31 del 20 di marzo, il pensiero è questo, ovvero che in campo si dice tante cose. No, però aspettate un attimo, guardate, io voglio essere molto chiaro sul discorso. A me quello che mi sta infastidendo in maniera imbarazzante, perché è imbarazzante chi non riesce a capire questa cosa, è che sono allibito da alcuni tifosi interisti che stanno difendendo a oltranza, senza nessun tipo di prova, proprio perché non ci sono immagini, un giocatore, e lo fanno per il semplice fatto che veste la maglia dell'Inter, perché quando ci fu il problema con Lukaku, con la Juventus, erano i primi a rimanere scandalizzati dalla cosa. E trovo al contrario altrettanto imbarazzante che ci siano tifosi di altre squadre che giustificavano eventualmente. Io ricordo bene quando si disse che il problema era Lukaku, che era un po' troppo, ti ricordi? Lui era un po' troppo polemico, era un po' troppo provocatore, e invece in questo caso accusano come nulla fosse. Io credo che quando si parla di un tema come questo, che è molto delicato, bisogna togliersi la maglia dei propri colori d'addosso, e bisogna fare un discorso generale. Quello che a me, e io qua capisco la difficoltà nel prendere una decisione da parte ovviamente dell'organo competente, è molto semplice. Perché da un lato noi, in base alle reazioni, abbiamo avuto la percezione che qualcosa sia successo. Perché è palese che tu, guardando le immagini, hai la sensazione che qualcosa di grave sia successo, dalla reazione di Juan Jesus, da alcune cose che si sono viste. E ti dico la verità, ero allo stadio presente, c'era anche Biagio, all'inizio, allo stadio, anche quelli intorno a me in tribuna stampa, non avevano ben capito cosa fosse successo. Subito dopo però si è capito che si stava discutendo animatamente. Quindi da un lato questo è evidente, dall'altro però abbiamo un problema inverso. Il problema inverso è quello che, dal punto di vista della decisione, bisognerebbe prendere una decisione ad oggi, senza prove. Quindi bisognerebbe fidarsi delle parole, che ci mancherebbe, Juan Jesus non avrebbe nessun motivo per mentire. Il problema è che poi tu, in un futuro, crei un precedente pericoloso, perché a quel punto lì poi
Potrebbe succedere che, faccio un esempio banale, ma anche di altre cose, senza per forza il razzismo, ma un giocatore capisce una cosa male, va dall'arbitro e dice questo mi ha detto così, 10 giornate, cioè 3 giornate, certo. Capite che non è facile come gestione. Quello che voglio dire è che se secondo me su un argomento come di questo tipo togliamo la maglietta e cerchiamo una soluzione, può essere positivo. Se invece in base al protagonista di volta in volta cambiamo opinione in base alla maglietta che indossa, torniamo al discorso del VAR e della moviola. Bravo, non si uscirà mai, bravo, io infatti... perché il problema non è la maglietta di chi commette il peccato, il problema è come risolverlo, sto benedetta situazione. Andrea, volevo leggere un paio di messaggi. Tutto lì. Allora, io ho capito il tuo discorso e volevo solo riportare un paio di cose. Andrea non ha detto che dare del... Scusatemi se lo dico... Nero? Potrei anche dire... Del nero. Non sta succedendo nulla, ma non succederebbe nulla, perché l'abbiamo sentito dire. Non è la stessa cosa di dare dello stronzo o di dare un'altra cosa. Ma ragazzi, io ho parlato in italiano. Non ha fatto questa tipologia di paragone. E infatti caso mai, scusami, è Juan Jesus che ha detto... Su cose di campo. Ha derubricato... È questa. Un'offesa razzista, c'è la cosa grave. Insulto io come un altro. Nessuno mi ha capito. No, però secondo me Juan Jesus, guardate, io non sono neanche ha voluto buttare acqua no, sul io, fuoco. Io in realtà io oggi no, però no, 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 Gabriele, però, no. Gabriele, guarda, su questa cosa entro molto pesante e ti dico subito perché. Però, oggi si combatte quella cosa del razzismo. Oggi ho sentito delle cose per me aberranti su Juan Jesus, aberranti. Del tipo, ma lui poteva... No, fermi tutti. Io credo che lui volesse semplicemente fare una cosa. Ed è anche un gesto. Lui probabilmente ha capito che era una situazione di nervosismo in campo e ha cercato, secondo me, di minimizzare. Il problema, che è una cosa più grande di Acerbi e Juan Jesus, non è una cosa... E quindi non la si può minimizzare. Ma lui, ma lui non lo ha fatto. Lui aveva un intento buono ieri sera. Poi, sentendo certe dichiarazioni, dice no, aspetta un attimo. Perché secondo la sua versione lui dice no, fermi tutti. Io sono il primo che getta acqua sul fuoco. Però non si può, per come la vede lui, dice non si può neanche cambiare completamente quello che succede. No, Biagio, questo è... Un attimo Biagio, poi Gabri, dai, voglio leggere tanti messaggi. Sì. Biagio. Sì, guarda, io penso che Andrea abbia riassunto molto bene, mi trovo molto d'accordo con quello che ha detto. Ti aggiungo un elemento. Probabilmente avrebbe fatto molto molto meglio ieri Acerbi, tornando dal raduno della nazionale, a stare completamente zitto. Bravo Biagio. Non penso che assolutamente che lui si sia aiutato quando è uscito dalla stazione. Ho visto i vari filmati ed era pieno di telecamere, telefonini. No, però aspetta, Biagio, qui però c'è da fare un altro appunto. Uno, perché l'ufficio stampa dell'Inter non è andato a prendere il giocatore come fa per qualsiasi cosa? Perché in questo calcio non parla più nessuno. Quindi mi sembra impossibile che un tuo... L'ha voluto far parlare. Aspetta, che un tuo... Ragazzi. Aspetta, ti sto facendo una domanda. L'Inter non ha voluto assolutamente farlo parlare. Come no? Biagio, noi abbiamo a che fare proprio anche per qualsiasi cosa noi vogliamo chiedere a un giocatore, cose del genere. Sappiamo benissimo come funziona l'ufficio stampa. È la prima volta negli ultimi 145 anni che un giocatore arriva un giocatore alla stazione e tu puoi andare lì tranquillamente a fargli domande con nessuno intorno. 5 telecamere esce e gli chiedono ma non è credibile. Hai detto quella parola lì e lui comincia a ragionare e parla lui senza domande. Ragazzi, se guardate l'intervista, parla lui senza domande, quindi vuol dire che voleva parlare lui, l'Inter lo voleva far parlare e lo voleva far parlare perché sta gente. Perché se no ti assicuro che se l'Inter non voleva farlo parlare non avrebbe parlato. Se l'Inter voleva far parlare lo prendeva, allora, con la macchina lo portava lei da Coverciano a casa. Opinione, ma sono fermamente convinto e non posso dire di più che non sia così. Che non sia così. E lui non doveva parlare, ha parlato e ha peggiorato la sua situazione. Biagio, perché dopo che lui ha parlato, Juan Jesus giustamente ha detto: oh, ma mi stai dicendo che ho dato del bugiardo? Io ho cercato di minimizzare e adesso esce fuori quasi che mi sono inventato. Se lui fosse stato zitto, come doveva stare, la situazione, perché Juan Jesus già il giorno prima ci siamo chiariti, ok, cosa di campo. Avrebbero parlato con chi, secondo però, me si sarebbe opinione, poi rispetto guarda che io anzi è bello confrontarsi. Io ti dico solo una cosa, Biagio. Avrei notato che quando Acerbi è arrivato c'era una schiera di giornalisti ad aspettarlo. C'era il nostro Michael Cuomo. Cosa voglio dirti, Biagio?
che si sapeva a che ora arrivava. Cioè, capisci, ma, che, aspetta, ma capisci che quando si hanno, no, le informazioni, allora, cioè, no, io quello che ti voglio dire è che se tu non lo vuoi far parlare, poi ognuno giustamente rimane alla propria idea. Però addirittura si sapeva che ora arrivava, perché qualcuno, no, probabilmente... ma lascia fare l'orario, lo ha detto! No, no, cosa, Andy, voglio dire? Dai, lo sai meglio di me, Dario. No, ma l'orario, sono d'accordo. Non ci prendiamo in giro, si sapeva che ora arrivava, ragazzi. Ma secondo me, aspetta, ma secondo me... erano tutti lì ad aspettarlo. Appunto, ma secondo me i giornalisti erano lì ad aspettarlo e... appunto si aspettavano non una risposta, ma appena gli, esatto, gli si sono stati messi i microfoni sotto, quella ha cominciato a parlare da solo. Quindi, allora, o si fa passare per scemo una persona che scema non è, perché non va detto che Acerbi è scemo, assolutamente, io non l'ho detto. Però ragazzi, attenzione, se tu, Biagio, dici non doveva parlare ma ha parlato, è come se tu gli stessi dando del bischero. In realtà Acerbi bischero, per dire alla Toscana, non è, e quindi ha parlato perché lui lo voleva fare, l'Inter voleva che parlasse e il suo agente voleva che parlasse e prendesse una posizione. Ragazzi, non è neanche un giocatore, voglio dire, non è neanche un giocatore dei più giovani, magari inesperto, ragazzi, cioè, in questo momento non, no, parla, ragazzi, nessuno, arrivano i calciatori, ci dicono sì, forza, cioè, Inter, forza Juve, forza Pioli. L'Inter sapeva che lui parlasse in quel modo, cioè l'Inter è proprio l'ultima ad avere interessi, no, che lui parlasse in quel modo, no? E non sono per niente stupidi i dirigenti dell'Inter. Ma nessuno l'ha detto. No, no, Biagio, però non è... guarda, poi senza addentrarci... non è vero che l'Inter non aveva interessi, perché poi non è vera questa cosa. Perché ricordiamoci che... comunque... l'Inter era meglio che lui stesse zitto. No, ma che... è evidente, no? Sì, beh, insomma... la cosa era vicina... a me ha sorpreso perché... Jesus aveva detto il giorno prima, sono cose di campo, si è scusato, qua là... beh, posso dirti... si è riaperto il tutto dopo il posto bello lungo di Gengisus, che ha detto no, allora non ci sto. Lui ha detto non ci sto, io non sono un bugiardo, le cose non sono andate... quello ha scatenato, però, tutto. Però Biagio, perdonami, io ti devo dire l'impressione che ho avuto, perché non... parliamo di impressioni. È chiaro che Acerbi il giorno prima c'è una conclusione delle cose, il giorno dopo quando scende da quel treno ti dà la sensazione che stia già diventando una tesi difensiva, cioè ti dà l'idea che Acerbi, non lo so, io ti sto facendo degli esempi, magari mi sbaglio, magari imbeccato da qualcuno, per evitare, visto che si è creato il tutto, gli dica tu di che non hai detto nulla. Perché cambia un po' la... cioè, no, può essere assolutamente, Andrea. Perché cambia un po', bisogna essere sinceri. La posizione di Allegri... di Allegri, scusate, prima parlavamo di Allegri. La posizione di Acerbi cambia un po' nel momento in cui scende da quel treno. Cambia. Ma poi, ragazzi... e quindi ti dà la sensazione che lui voglia dire. Capito, capito dove voglio arrivare? No, hai ragione, però probabilmente, se tu hai fatto caso, quello che lui dice è simile a quello che aveva detto la gente. Vabbè, quelli sono Biagio, Biagio, per chiudere, quanto rischia Scotte Acerbi? Quanto può rischiare Acerbi, secondo te? Guarda, è un caso molto, molto delicato, perché alla fine è parola contro parola. Ci sono degli elementi in più, il fatto che comunque lui sia andato dall'arbitro, l'arbitro riferirà a quello che si sono detti quando è andato là, ma l'arbitro non ha nessuno ha sentito e non ci sono immagini quando lui dice oh Giangito sei quello che sei, nessuno c'ha questa immagine, c'è un riferito, c'è il contesto, bisogna vedere chi ne è, che cosa decide. Grazie, è un caso Biagio. Delicato. Grazie Biagio, ciao Biagio, ciao. È sempre un piacere. Ciao, possiamo parlare di seconda stella o di cose positive, piuttosto che Biagio, abbiamo tempo, ma penso lo sai... hanno intristito. No, ma è giusto che ne abbiamo parlato, perché l'argomento è del momento, ma penso che intristisce tutti noi. Tutti quanti, grazie Biagio, magari ci sentiamo settimana prossima, dai! Buonanotte, alla prossima! Grazie, non leggevo che messaggio. No, prima leggimi la prima di tutto sport, che l'ho già vista. Sì, l'ho già vista, è l'ho già pronta, te la leggo. Juve via le giuntolate, il DT in cerca di colpi alla Kvaratskhelia, osservatore in missione per Sikan e Mitai. Perfetto. Ma chi se ne frega? Acerbi alle strette, rapporti curva nord, criminalità Inter sentita dall'antimafia, Eurotoro possibile con questo Zapata, la Fiorentina piange Barone, commisso lascia, questa le perplessità di tutto sport. Allora vi leggo qualche messaggio, ragazzi, che ci stanno scrivendo in tantissimi. Allora, sul caso Acerbi sono veramente tanti, parto da allora, va bene tutto, va bene lo sfottò, va bene lo sfogo, ma potete crepare è una cosa che si può sentire nella trasmissione, caro Drummis, abbi il coraggio di leggerlo. Ma allora cosa vuole di crepare è un non, adesso vi devo fare no, ma poi lezione. Tu dici piuttosto che io dica questo, esattamente io ho detto raga. Piuttosto dovete crepare, ma vi devo fare pure una lezione in italiano. Crepare
di invidia, per esempio. Juan Jesus può aver capito male, perché okay. Xavi non riporta esattamente l'insulto non razzista che ha fatto, visto che si è scusato. Vinicius al Real è bersagliato di cori razzisti, chiamano mono, nero, scimmia nera. E la federazione spagnola non prende provvedimenti. Attenzione che la giustizia sportiva deve dimostrare la tua innocenza, non è come la penale. Marco da Milano. Le partite le fermano, creano polemiche infinite solo se sono piene di giocatori coinvolti che, ai quali si possono augurare i peggiori mali, soprattutto quelli di colore. A prescindere dal caso Acerbi, però sarebbe ora di cambiare regole al riguardo. Meno giornate di squalifiche, più multe in denaro. Sapete chi sta deludendo più di tutti, oltre al precioso accaduto, la sterile mediaticità dell'Inter intesa come società? Non è assolutamente dopo che fino vero. A qualche settimana fa aveva una tracotanza pazzesca. No, questa cosa qua è si può dire, è troppo scomodo. Gianluca, con educazione, un pensiero logico. No, non è assolutamente un pensiero logico, un pensiero molto fazioso, Nico, e ti spiego perché. Perché l'Inter non prende posizione, perché non c'è ancora. Guarda che l'Inter, se ci fosse stata già una prova di quello che era successo, l'avrebbe già presa. L'Inter sta semplicemente aspettando, e non a caso quello che dovrebbe far riflettere è che è vero che non ha preso posizione contro, ma non ha preso neanche posizione a favore del giocatore. No. L'Inter sta aspettando semplicemente che si verifichino i casi, cosa che in situazioni da, diciamo, processo è una cosa normale ed è giusto che sia così. Mi dispiace, Nico, ma non concordo con te per niente. Allora, inutile girarci attorno. Se a posto di Acerbi ci fosse stato un altro giocatore di un'altra squadra, sarebbe già stato squalificato con il massimo della pena. Ma cosa state, ma cosa vedi? Mettere sui perché colori. Fanno questione del tifo. Ne fate una questione di tifo, ragazzi. Guardate che non si combatte come fate voi il razzismo, cioè se come fa chi la fa un questione di tifo. Non è assolutamente vero quello che si sta dicendo, non è assolutamente vero. Io credo che sia abbastanza evidente che anche in passato, mi ricordo benissimo i provvedimenti che vennero presi quando ci furono dei cori di discriminazione contro Boateng, vi ricordate? Ma anche contro Koulibaly. Ma anche contro Koulibaly. Quindi, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Piantatela questo vittimismo di dover credere che se capitava la vostra squadra sarebbe stato peggio. Fabio piantatela. Dice: mi sto rendendo conto che in Italia la parola prova è una parola sconosciuta. Buonasera, scusate una domanda. Al vostro club vi apri 13 giorni da te che alle sue spalle una pubblicazione, un gioco in scatola. Grazie, Max Milano. No, penso che siano i punti che deve fare lì. No, non lo so. Non lo so, non ho neanche visto. Per come sta nel mondo, direi che andrà a finire che Acerbi riceverà il premio Fair Play addirittura dalla FIFA. No ragazzi, questo anche no. Per voi è normale che a fine partita i due giocatori si siano chiariti se dalla bocca di Acerbi sono davvero uscite frasi razziste? Non possono essere state offese ma non razziste? Ma ragazzi, noi non abbiamo prove, può essere fatto tutto. Noi ci dobbiamo basare sulle parole in questo momento di Juan Jesus e sulle parole di Acerbi, punto. Patrizio, cioè, Piero da Catanzaro, volevo dire al signor De Boni, Acerbi ha sbagliato perché Juan Jesus è una persona molto corretta, detto anche dai giocatori quando era all'Inter, quindi Acerbi deve assumersi le sue responsabilità. Ma è quello che stiamo dicendo noi. Sì, però con una differenza. Ma noi, se l'ha detto, è che noi. Secondo te Juan Jesus ha ragione, io ti dico che va bene. Il problema è che però quando si fanno poi dei giudizi bisogna avere delle prove, perché sennò diventa il Far West. Io non ti sto dicendo che Juan Jesus dice una stupidata, anzi personalmente non vedo neanche motivi perché Juan Jesus dovrebbe dire una stupidata, ma allo stesso tempo non possiamo basare, cioè purtroppo se bisogna prendere delle decisioni, ragazzi, ci deve essere anche una prova di quello che viene detto, perché sennò rischia di diventare il Far West. Daniele Scriboni mi sta facendo la testa così tra puoi parlare di Ibra Lukaku, cazzo di Ibra Lukaku? Che tra l'altro non c'entrava niente per perché il rito voodoo. Ma non è paragonabile, non c'entra niente. Non è paragonabile. Non è paragonabile minimamente le due cose, non c'entrano niente l'una con l'altra. La cosa dei riti della madre viene da quando era al Manchester United, si è poco informato, c'è chi gli risponde. Però la parola c'entra di Acerbi contro quella di Juan Jesus ce lo dice Yong Gong Lee, che è collegato con noi. Grande Yong! Su YouTube. Allora vi faccio vedere un paio di meme. Ragazzi, questo è il primo di De Boni. Bello. Però bellissimo, io preferisco. Ragazzi, questo. Però vi dico una cosa: io amavo il verde, quindi io preferivo Luigi. Ragazzi, io preferivo Luigi. Mi sono un pirla. Quando giocavo a Mario Kart, prendevo sempre Luigi. E questi ti piacciono i Village People? Vediamo. William Scantel. Beh, l'unico che hanno tenuto il corpo e hanno solo cambiato. Sì. Sono io. Gli altri è palese che il corpo sia un altro, invece, per quanto mi riguarda. Però sai che Cantella da Village People mi intriga. Sì. Cioè, già è uno. Ma non vuole mai partecipare a Bestie, sarà per quello. Allora, poi, vabbè, non posso andare. Ruben, inutile mi mandi questi meme dove c'è Cantella che dice anche oggi Juve merda. Non posso farli vedere. Vabbè, è la realtà dei questo fatti. Questo è Colovati. Cioè, quando vedi le conduzioni di Dramis, c'è cioè Colovati con le braccia di Mourinho. Ci sta assolutamente. Allora ragazzi, faccio vedere volanti, due grafiche, chi finisce davanti tra Milan e Juve? Milan 53, Juve 47. Andrea, chi arriva davanti? Milan. Dario, Juve. Ancora questo sembra Juve, dici. Sì, Juve. A Cantella non lo chiedo nemmeno. Vabbè, la risposta è scontata. Fiorentina o Lazio? 49 Fiorentina, 51 Lazio. Io?
tutti. La Fiorentina, la Fiorentina. Io non mi esprimo. La Fiorentina, la Fiorentina. Ma credo. No, sto leggendo la rassegna stampa di domani sugli articoli, perché finalmente si sono occupati anche a livello nazionale del caso Barone. Ma la prima pagina della Gazzetta. Ma che fai, la vittima anche tu? No, no, non faccio la vittima. Fiorentina o Lazio? Fiorentina. Finfe. Pubblicità, tra poco. Con Vividenx Lit 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. A scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Per noi non è un semplice gioco, è emozione, passione, divertimento, lacrime. Per noi è massima espressione del talento. È arte. È esigente, ma alla fine premia tutti. Non solo chi ha segnato una rete in più, ma anche chi ha emozionato più degli altri. Zeus, ambiziosi e sognatori dalla nascita. Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pull Pharma. Le fille, le garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pour qui soit d'accord, rien d'anormal. Il ghiaccio con Vividenx Lit 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa. Ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Per noi non è un semplice gioco. È emozione, passione, divertimento, lacrime. Per noi è massima espressione del talento. È arte. È esigente, ma alla fine premia tutti. Non solo chi ha segnato una rete in più, ma anche chi ha emozionato più degli altri. Zeus, ambiziosi e sognatori dalla nascita. Reflusso gastrico? Trio di Geracide Reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio di Geracide Reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, Trio di Geracide Digestione. Tre azioni in una sola bustina. Rieccoci con Calcissimo, dai, questa la devo mandare, dai, la mando. È uscito il film, lo sapete, di Borghi su Rocco Siffredi. Noi abbiamo il nostro Rocco Siffredi che cantella. Sì, sì, certo. Super sex. Vuoi salutare Ruben o dobbiamo stare qua? No, posso salutare Rocco, però. Barrichello? Saluta chi vuoi. Chi? Barrichello? Rubens. Ah, no, Rubens Barrichello. Rubens Lionti, uno dei tuoi. La Gazzetta dello Sport conferma su Juric aveva ragione De Bonis, questo è Paolo. Allora, una domanda per Collovati. Ah, veramente? Sì. Ah, la Gazzetta conferma... Oh, strano che ve la... prendendo per il culo. E
Ragazzi, fermi tutto, l'ha detto qua anche Collovati. Sì, soprattutto Collovati. Ah, ecco. Far passare il concetto che si possa condannare una persona senza prove è mille volte più grave di un'eventuale frase razzista. Ti dico solo, è domani è su tutti i giornali dell'ordinamento giuridico, Fabio. È su tutti i giornali, quelli, cioè almeno i sei giornali per il momento sono usciti. Cioè, cosa? La roba di Acerbi su i giornali tipo Il Libero e Il Giornale, riconducibile a un'area di centrodestra, ovviamente vanno a ego te absolvo, posizioni ipergarantista simile alla mia. Altri giornali, il caso Acerbi, l'ha detto, c'è la televisione, vergogna, Daspo, togliamolo dal campo, vergogna. Pentitevi. Beh, io credo che c'è uno ci parla di Giovanni Capuano, ma qua con Giovanni Capuano non lo salutiamo, è passato prima. Però voglio precisare una cosa, è vero che qui abbiamo mancanza di prove, perché questo qua è tutto quello che fa la differenza del mondo. Voglio però ricordare che, siccome per quanto riguarda, anche giustamente io dico, per quanto riguarda i tifosi, se i tifosi vengono beccati a fare degli ululati si prendono un daspo a vita, perché questo è. Cioè, questa è una cosa che hanno detto tanti. Non capisco perché eventualmente dovesse essere beccato un giocatore e fare una cosa simile, non debba avere una squalifica altrettanto uguale. Cioè, questa cosa qua non mi è chiara, ve lo dico proprio chiaramente. Perché un tifoso se lo fa si becca tutta la vita fuori da uno stadio e un giocatore non si deve beccare tutta la vita fuori dal campo? Poi è chiaro che, come per i tifosi, ci sono state delle telecamere che hanno evidenziato il problema, è chiaro che anche per il giocatore, certo, ci deve essere una telecamera che evidenzia il problema. Sì, io su questa cosa sono molto chiaro, perché non trovo giusto che i tifosi debbano essere trattati sempre peggio, non capisco questa cosa. Ma tutto lì. Dario? No, ma io sono pienamente d'accordo con il discorso di Andrea, però ti dico, sono ancora più garantista sul caso di Acerbi, perché per me era finita lunedì sera con le frasi di Juan Jesus. Ma non poteva esserlo, Dario. Se non avesse parlato era già finita. Dario, non poteva esserlo. Terminata fino, Dario, nel caso della squalifica. Non poteva esserlo. Fino al caso della perché squalifica. Perché siccome si tratta di una possibile frase razzista, era un qualcosa, un argomento più grande di loro. È più grande di Acerbi e Juan Jesus. E quindi in realtà loro hanno provato a spegnerlo, il fuoco della situazione. Ma in realtà sotto il cipollotto c'era... Sì. E in realtà il giorno dopo perché è rivenuto fuori? Perché ovviamente non si era placato il discorso, perché era chiaro che Juan Jesus ha lasciato intendere certe cose e quindi a quel punto si è voluto capire meglio che cosa fosse successo. Ma credo che questa in realtà sia una cosa abbastanza normale. Sì, comunque c'è anche da dire una cosa, e io ne faccio una questione di garantismo, non me ne frega niente di difendere Acerbi e mai lo difenderei se fossi sicuro oggi in questo momento che davvero dalla sua bocca e sia uscito quello che dice Juan Jesus. Allora, non ci sono al momento immagini, l'arbitro non ha sentito e lo ha scritto nel referto, ok? Quindi è la parola di uno contro la parola dell'altro. Immaginatevi questa situazione in un processo penale, non si arriverebbe mai giustamente a una condanna. Sì, però in un processo sportivo diverso. Sì, però abbiamo tante volte messo sotto la lente di ingrandimento le magagne del processo sportivo, che però non è abbastanza garantista. Però visto il passato non mi sorprenderebbe, certo, se alla fine decide. In realtà in altri casi l'hanno già fatto. Questo è un altro discorso. In altri casi l'hanno già fatto anche qui in Italia. Questo è un altro discorso. Questo quindi può essere, vedremo, assolutamente. Però non possiamo, cioè noi stiamo sprecando anche un po' di, non di fiato, di parole, però è difficilissimo fare. No, allora qualcuno ci chiede se Fulvio sta dormendo. No, Fulvio è dovuto scappare per una questione, un'urgenza improvvisa, e non è uno scherzo, quindi. Andrea, troppo complicato per te, Roberto. La sensibilizzazione e comprensione delle questioni legate al razzismo sono fondamentali per promuovere un ambiente rispettoso e inclusivo. Ma siamo d'accordo. Tuttavia, è altrettanto importante evitare di giudicare e condannare qualcuno senza avere prove. Perché è troppo complicato per me? No, non so perché dica in questa maniera, perché in realtà ha fatto tutta questa considerazione legata a Fulvio, però poi dice quest'altra cosa. Non so che cosa. Ma anche perché riferendo. Se lui mi sta. Non ho capito di cosa stai parlando, anche perché io praticamente ho detto la stessa cosa che stai dicendo tu. Cioè, che da un lato sicuramente il problema razzismo c'è ed è più grosso di questo, dall'altro però bisogna stare attenti perché nel caso in cui non ci siano prove non possiamo. Cioè, io non capisco su cosa ti riferisci, però meno male che ci sei tu che capisci tutto. Va bene. No? No, io sono d'accordo. Ripeto, tra l'altro è un caso spinoso che è difficile, anche complicato trattare, perché non sapendo e non emergendo ancora nessuna parola, non sappiamo neanche
Cosa dobbiamo dire? Forza quasi, forza Brasile, conoscermi con tutte queste guerre che ci sono per una frase, ci stanno facendo un segreto di Stato, dice Beatrice su YouTube. Se Acerbi ha sbagliato che si prenda 10 giornate, ma che va. Non è un segreto di Stato, se ne parla da 3 giorni. E non a maglie alterne, Daniele Scriboni, ma a maglie alterne cosa vuol dire? A maglia, è come le targhe alterne. Cioè, lui poi dice lui... che però una cosa del genere deve succedere per tutti. Non deve ma se non è mai successo per altri, che dobbiamo fare? Che ne so. No, ma c'è un precedente, loro hanno il precedente, ci invitano a prendere la stessa cosa di Lukaku a Torino in Coppa Italia. Beh, ragazzi, Lukaku a Torino in Coppa Italia. Però è stato cambiato, stravolto poi il regolamento facendolo giocare ragazzi, la partita dopo. Ragazzi, fermi tutti. Qui non è la stessa situazione. Qui era il pubblico. Cosa esatto, c'entra? Cioè c'entra? Non è la stessa situazione, piantatela. Grazie Andrea De Boni. Buonanotte a tutti. Buonanotte domani a tutti. Sera altra quota 19:30, ci sei tu Arana? Ci sei tu Arana domani sera? Non me ne frega niente, vai avanti. Sì, c'era Arana, c'era Arana. Ok, dai. Potete non guardarla. Grazie a Dario Baldi. Vero. Ci si vede domani. Domani sera Dario Baldi. Andremo avanti a discutere di tutto questo. Ci sarà Borsino Mercato con gli allenatori. Ciao Chantel. Buono io a tutti, ci sarà soprattutto bestie domani sera. Ma cosa fai? Niente, mi sono tolto il microfono, sono stanco. Mi fa male anche il ginocchio. 23:30 domani, grazie, ciao. Reflusso gastrico, trio di Geracide Reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio di Geracide Reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, trio di Geracide Digestione. 3 azioni in una sola bustina. Ma che cosa? Ancora? Ok, è chiaro, è chiaro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Bentornati nella nostra riunione di redazione, ci hanno raggiunto anche i colleghi Federica Di Bartolomeo. Buon pomeriggio. E Michael Cuomo. Ciao. Allora, questo era il precedente che veniva citato prima da Fabio, 22 dicembre 2020, Pisa-Chievo, vi ricordo come erano andate le cose. Vengono date 10 giornate di squalifica per la frase razzista pronunciata, qua ci metterei a questo punto un presumibilmente, da Marconi del Pisa contro il nigeriano del Chievo Obi. Perché? Perché Marconi si è sempre dichiarato innocente, un po' come sta facendo Acerbi in questo momento, ma il giudice sportivo, e vi invito a leggere poi com'è la sentenza, lo ha condannato evidenziando nelle conclusioni questa frase: il valore probatorio è sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare, si deve attestare un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Cioè, come dire, è molto probabile che l'abbia detto, anche se non ne abbiamo... Non abbiamo...